contract è stato negli ultimi anni una sorta di scacciacrisi, ha dato business alle aziende italiane e alle aziende in tutto il mondo nel campo dell'edilizia e dell'interior. Il design italiano quali opportunità in più ha avuto rispetto ai propri concorrenti proprio in questo settore? Ma da un punto di vista strutturale l'impresa del design italiano, diciamo, i produttori di mobili, di articoli per la casa, hanno questa struttura, diciamo, di grande flessibilità. Questo permette in maniera oggettiva e pratica di fornire anche un servizio di contract che appunto è un su misura. E, con la differenza che lo si fornisce con la qualità e la mentalità che si ha quando si progetta un prodotto, quindi questo DNA che abbiamo dentro tutti, che qualcuno ci dice essere un costo, in realtà diventa l'elemento differenziante e, anche se banale dirlo, ma lo ridiciamo, qualitativo, che consente appunto al nostro prodotto, al nostro interior, ai nostri allestimenti, ai nostri arredamenti di essere veramente primi, proprio perché sono sicuramente più belli, sicuramente anche più pensati e quindi alla fine anche più razionali, più sensibili anche ad aspetti di sostenibilità e appunto nella scelta dei materiali e nella scelta delle tecnologie. Al di là dell'aspetto normativo, c'è proprio una, come dire, un posizionamento mentale, filosofico di fondo che fa sì che si segua questo tipo di idea e quindi i nostri prodotti siano migliori. Ecco, siamo a Made Expo, per cui anche una fiera sull'architettura. Dal punto di vista del progettista, quali sono le nuove sfide, quali sono le novità a cui andremo incontro nei prossimi anni? Ma intanto la comprensione del tema della sostenibilità, perché è partito come una grande opportunità, lo è effettivamente. Naturalmente, siccome ci si sono buttati tutti, nasconde delle insidie e quindi ci deve essere necessariamente un processo di raffinazione, probabilmente anche un processo normativo, se non altro di linee guida per capire se un oggetto o anche un'architettura, però nell'architettura siamo già più avanti, diciamo, nella qualificazione, perché abbiamo i sistemi LIS, abbiamo il casa clima, ecco, quindi capire anche nel complesso della progettazione, della realizzazione di un progetto, il tipo di sostenibilità che si ha in base appunto delle linee guida, dei parametri. Questo è un passaggio che credo sia importante fare sia da parte dei progettisti che da parte di tutti gli enti, diciamo, che gestiscono il nostro argomento. E, indubbiamente c'è un tema anche di mantenimento, a mio parere, qui mantenimento di una leadership che il sistema design italiano ha, che passa attraverso il mantenimento dell'idea di creatività, non considerandolo un fatto così un po' frufru, un po' solamente glamour, ma invece come una fonte di grande innovazione. Questa capacità che hanno i nostri designer, i nostri architetti di essere propositivi, è chiaro che genera anche molto progetto che poi non va, diciamo, a una fine concreta, però buona parte di questo progetto diventa solido e quindi diventa un qualche cosa di estremamente utile a tutto il sistema, che si alimenta di questa cosa. Quindi va mantenuto, bisogna riuscire a mantenere nonostante questa crisi che c'è, e questo lo dico perché chiaramente oggi molte aziende cosa fanno? Cercano di limitare gli investimenti, ma è veramente sbagliato limitarli sulla parte a monte, appunto quella della propositività.